Potremmo riandare a lungo i trattati teorici del tempo. Ho capito cosa vorrei dire. Boh, vabbè. Per ricercare atteggiamenti di riflessione circa questa traccia che così straordinariamente allarga lo spazio, solitamente vuoto, che intercorre fra intuizione e dispersione. Ma non troveremo né alla voce dirigenza, né tantomeno a quella disegna, gli elementi per la valutazione dell'atto intermedio, cioè del lavoro grafico, che poi non è solo tale, ma investe una grande quantità di altre circostanze volute e desiderate, e da ultimo attuate fisicamente, con un attrito sulla realtà, come furono certamente la scelta dell'imprimitura e dello stesso materiale sul quale dipingere, il suo spessore, scusate, la trama, il colore della preparazione, ma anche il colore del foglio sul quale affrontare il disegno o i disegni, l'avin, la definizione del mezzo espressivo. Se il carboncino, o seppia, o penna, oppure olio, e la serie stessa degli atti solo apparentemente estranea al risultato, come la scelta del modello, il suo atteggiarsi, scusate, che abbiamo visto oggetto di una particolarissima attenzione, il suo stesso reagire alla positura e alla fonte di luce, e forse volevano dire alla postura, dal varchi almeno in avanti. La preoccupazione è quella di far sì che il disegno e l'atto connesso sfuggano all'orma, che pure li sovrasta, delle arti meccaniche. I fabbri artefici non possono formare pure un minestra senza il disegno. È piuttosto il pino che, riflettendo quasi sull'origine personale dell'artista, si lascia andare a un'affermazione che può minacciare insieme a spiegare l'indole psichica e fisica del Baroccio e del suo studio matto e disperatissimo. La pittura, la laboriosità corporale, mantiene l'uomo quieto e malinconico, con le virtù naturali affissa all'idea. Il Baroccio sembra invece riempire lo spazio di quella laboriosità corporale di cui assai meglio e con precisa volontà esortativa parlare al Paleotti, come abbiamo visto intestata a questo capitolo, con una fermezza fatta di opere e di giorni nei quali il lavoro diviene tutt'uno con lo sforzo, il prezzo della cosa, la difficoltà di farlo. Un consiglio che non va lontano dall'adeguamento, appunto, esortativo di una regola espressa anch'essa da quella benedettina dell'ora et labora, trasmessa con tanta opportunità all'età riformata, che comunque anche a queste date il lavoro artistico fosse sempre attratto oltre i presunti termini immediati dell'invenzione, si allungasse invece in una zona sicuramente impegnativa, ove ogni aspetto fabbrile assumeva la caratteristica meccanica e la virtù liberale, l'aspetto fisico e lottativo ideale. E poi dimostrato da quel passo del dialogo di Marco Pino, dal quale il disegno viene diviso almeno in quattro parti, corrispondenti al giudizio, alla circumscrizione, alla pratica e alla retta composizione. Era quanto dire, cioè, che alla identificazione del dato naturale, quello a cui si giunge per una qualità sostanzialmente innata, fanno seguito altri momenti di elaborazione fisica, e cioè lo schizzare grazie ai contorni, circumscrivere, il lumeggiare, cioè il perfezionare con la pratica dei lumi e delle ombre,
ed infine procedere a quella composizione che risulterà appunto retta, proprio perché nutrita da questo fitto lavoro. Anche Fabio, che nel dialogo recita la parte dell'interlocutore, non potrà tenersi da esclamare significativamente: "Can caro, qui c'è da fare, pur oltre l'invenzione." E ci sembra che sia abbastanza per apprendere. Come anche ad un non intendente riuscisse già allora, sbalorditivo, ammirevole lavoro dell'artista, la prova più valida della realtà del processo espressivo globale, pure entro la protratta e a volte estenuta complessità, scusate, dell'itinerario tecnico. Che forse volevano dire estenuata. Ci è consegnato dai nuovi metodi adottati per l'acquaforte. Il processo delle morsure replicate multiple. E certo, innovazione di grande modernità, probabilmente risolutiva per la storia interna ed esterna del genere espressivo. Essa svela la più profonda intimità del Barocci. Con i metodi correnti, ad esempio, la capacità di disegnare indifferentemente in parte e in controparte, scusate, così da lasciare immaginare che la sua consuetudine andasse ben al di là delle sole quattro stampe tramandateci ufficialmente. Il metodo delle coperture a cera è davvero il massimo sforzo che egli compie. Con un'intelligenza pragmatica che conferma le ipotesi che stiamo generalmente esponendo per piegare il mezzo espressivo a risultati che tuttavia non risiedono al di fuori dei materiali e dei mezzi connessi al genere, ma li perfezionano. Aprendo in tal modo la via all'acquaforte moderna, ed è appena il caso di accennare che l'innovazione introduca ardue ma necessarie considerazioni circa il rapporto che intercorre fra meccanica, conoscenza dei materiali e volontà di significato, passando attraverso una conoscenza della vocazione, la forma delle materie che nell'incisione chiarisce. Se solo si rifletta all'interpretazione che di questi problemi dette Henri Faucillon, anche tutti gli aspetti appartenenti apparentemente scusate, materiali della scelta degli strumenti espressivi, dalle caratteristiche e dal colore delle carte fino alla qualità del segno, carboncino, pastello, sanguigno, eccetera. Sarebbe in definitiva avventuroso affermare che il lavoro grafico costituisca un aspetto della cultura materiale attraverso la quale tanta parte della storia dell'arte è in effetti passata. È vero però che tutta l'area che racchiude il lavoro del Barocci non è costituita soltanto di momenti creativi, quanto meno nel senso idealistico del termine, ma abbonda di una complessa, continua e probabilmente sofferta quantità di meccanicismi, di fabbrilità e di estensioni fisiche dell'atto espressivo, esaltate da quella specie di voluttà per gli stadi esecutivi intermedi, entro i quali passano e si trasmettono valori pragmatici, artifici, conoscenze, espedienti, modi manuali e materiali che non possono essere esclusi dal metodo, ma che di esso fanno prepotentemente parte, sino a costringere il Barocci ad una così sedimentata lentezza elaborativa da non trovare giustificazione se non nell'aneddotica, ma anche se reale, di un malore oscuro e quotidiano. Attraverso questa prassi si trasmette del resto un sapere che è poi quello delle arti meccaniche, una filosofia reale che è ben nota in genere nelle età repressive della storia, una filosofia che non si tramanda per forza di scrittura o di parola, quanto piuttosto grazie a una vicenda quotidiana e mai intermessa di atti innovativi o resistenti, rivoluzionari o riformistici, grazie comunque ad un flusso operativo che prende il nome generico di esperienza
e che si mescola potentemente all'esistenza per poi assumerne la storia, non la veste di fonte ideologica, intellettuale, quanto invece quella di tramando esistenziale. Partito dall'apparente certezza della diligenza studiosa, il complesso itinerario di Federico Barocci per giungere all'opera è anche questo. Siamo a pagina 59. Siamo praticamente agli sgoccioli. Mancano ancora 5-6 paginette. Forse anche 9 o 10. Sei o sette paginette. Alla prossima. Siamo a pagina 59.